Can you give me an information? No, can you give me some information? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e in questa lezione sto per fornirti una piccola pillola di grammatica che renderà la qualità del tuo inglese scritto e parlato di gran lunga maggiore. Il tema della lezione di oggi sono i sostantivi uncountable, ovvero quei sostantivi che non si possono contare e che di conseguenza non si possono mai mettere nella forma plurale. La parolina information, che hai visto nelle frasi che ti ho citato prima, fa proprio parte di questa grande famiglia di parole uncountable. Information quindi in inglese non si può mai mettere nella forma plurale e non si può neanche mai far precedere da un articolo indeterminativo. Pertanto per dire delle informazioni dirai semplicemente some information. Qualora avessi bisogno di quantificare le informazioni, puoi utilizzare le espressioni a piece of o a bit of. Quindi per esempio potresti dire I have two pieces of information for you, per dire ho due informazioni per te. Bene, per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con una nuova pillola di grammatica.